Rientrai a casa tardi. Mi sentii in colpa per non avere preparato la cena. Volevo tornare in tempo per cucinargli qualcosa. Caleb! Caleb! Chiamai ad alta voce. Lo trovai in cucina, davanti al frigorifero aperto, che beveva un bicchiere di succo d'arancia. Il suo abbigliamento mi prese alla sprovvista. Caleb era talmente affascinante che sembrava irreale. Nonostante l'imbarazzo, non potrei evitare di ammirare la sua bocca. Ciao, Red. Ti piace quello che vedi? Capisco. Hai intenzione di fingere che io non ti ecciti. Lo osservai avvicinarsi lentamente, fissandomi. Si fermò a poca distanza da me. Ti avevo avvisato che non sarei riuscito a farmi da parte un'altra volta. Dovrei lasciarti in pace, ma non ci riesco. Chiusi le palpebre mentre le sue dita tracciavano una linea lungo la mia guancia fino alla gola. Sono avido e voglio di più. Caleb. Solo un assaggio. Profumi così di buono. Baciami. Mi cinse la vita con un braccio per attirarmi a sé. Caleb mi afferrò i capelli baciandomi in modo famelico. Immaginavo che fosse bravo in questo. Ero preparata. Esistevano solo le sensazioni che provavo. Udì un gemito e mi resi conto di averlo emesso io. No! Red! Non! Corsi nella mia stanza e chiusi la porta. Stai cercando delle voci per trasformare il tuo libro in audiolibro? Oppure per uno spot? Oppure per un doppiaggio? Scrivi a Giulia Segreti e Marco Cognegni, le due voci più famose del web. Vieni ad ascoltarci nel canale YouTube di Giulia Segreti e di Barone Marchil. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Che aspetti? Dai voce alle tue emozioni. E ricordate, è come vedere un film ad occhi chiusi.